Eccoci con Roberto De Rosas, il titolare del Cannon d'Oro. Cannon d'Oro è un ristorante veramente attivissimo ad Aglie e lo sarà soprattutto anche domenica 4 ottobre, perché insomma ci sono una serie di manifestazioni organizzate qui da Aglie, tra cui la principale, quella della Proloco, dedicata all'esposizione dei trattori d'epoca. Sì, siamo pronti a ricevere questi nostri nuovi amici, quindi quali ospiti poi della Proloco. So che darete da mangiare a quelli che si è chiamato i trattora, tratto, come si I dice? trattoristi, ma Trattoristi. mettiamo giù così. Sì, gli daremo, certo, gli daremo da mangiare, gli daremo delle cose buone, quindi, insomma, anche buone e soprattutto, insomma, sostanziose. Qual è il menu che avete previsto per loro? E comunque se c'è un menu particolare anche dedicato alla giornata. Sì, il menù per i nostri amici trattoristi consiste in dei taglieri di salumi, seguiranno poi delle polente, quindi polenta con salsiccia, e poi qualche novità come torta, una buona torta che andremo a proporre, e però lasciatemi anche qualcosa di riservo come curiosità, voglio dire, una sorpresina, questa la lasciamo, insomma, non la vogliamo pubblicare. Tra l'altro, come ci ha proprio raccontato la presidente della Proloco, Simona Appino, speriamo che l'invitato principale, il sole, ci sia, si faccia vedere. Noi lo aspettiamo, insomma, ed è molto atteso, perché ovviamente come giornata, se questo si presenta calda, i nostri amici saranno ospitati sotto questo nostro bel portico.